Bentornati amici, oggi voglio parlarvi di qualità dell'immagine, in particolare di come migliorare la qualità delle vostre immagini, sia che stiate scattando delle foto, sia che stiate riprendendo un video. Partiamo dal presupposto che qualsiasi cosa stiamo facendo, i fotodiodi delle nostre fotocamere, siano queste delle reflex super professionali o semplicemente la camerina di un cellulare, funzionano leggendo le informazioni luminose presenti sulla nostra scena. Per questo motivo, la luce è in assoluto la componente più importante per quanto riguarda la qualità delle nostre immagini. Possiamo parlare di quantità di luce o di qualità di luce, sono due cose diverse e sono parimenti importanti. Ora, la quantità di luce fa riferimento semplicemente a quanto è luminosa la nostra scena. Per esempio, la luce più potente in assoluto che noi possiamo avere sulla Terra è la luce del Sole. È la luce più potente in assoluto perché se calcolate che è veramente molto distante, l'intensità della luce che produce è veramente incredibile. Ciò nonostante, la luce del Sole non sempre è di buona qualità. Questo fa riferimento in particolare alla qualità delle ombre, ma è una cosa abbastanza soggettiva perché dipende dal tipo di look che vogliamo realizzare. Parliamo tuttavia di luce per un motivo semplicissimo: nel momento in cui stiamo scattando delle foto o realizzando delle riprese video, la luce presente sulla nostra scena influenzerà i parametri che imposteremo sulla nostra fotocamera o che verranno impostati automaticamente sul nostro cellulare se stiamo usando un cellulare. Questo che cosa significa? Significa che se avremo una scena molto luminosa, in realtà io sono in uno studio abbastanza buio, però ho messo le mie luci abbastanza vicine in maniera tale da avere un'illuminazione che mi piace. Se siamo in un contesto buio, vedete per esempio nelle aree scure, per esempio sulla mia maglietta oppure sul microfono, sarà possibile vedere del rumore. Nelle aree più scure è dove si va a condensare maggiormente il rumore digitale delle nostre fotocamere, mentre nelle aree più luminose, quindi su questo lato della mia faccia, sarà difficile vedere del rumore. Questo che cosa ci insegna? Ci insegna che la luce in generale viene catturata meglio delle zone d'ombra sui nostri sensori, quindi innanzitutto bisogna esporre per le luci e non per le ombre, perché altrimenti vengono bruciate. Ma ancora più importante è riuscire a gestire gli ISO in maniera tale da non avere rumore, o comunque da non avere rumore nelle aree maggiormente illuminate, che sono quelle di maggiore interesse. Se noi riusciamo ad avere un'illuminazione tale che ci consenta di tenere gli ISO più bassi possibile, avremo una qualità di immagine maggiore. E voglio farvi vedere una cosa a questo proposito. Abbiamo qui una lucetta che è la Loom Cube della Panel Pro che ho vinto a un contest. Ora guardate che cosa succede se io me la avvicino o me la allontano. Vedete che cambia veramente tanto l'esposizione sulla mia faccia a seconda che io la tenga vicina o lontana. Questo che cosa ci insegna? Abbiamo già capito che avere una scena illuminata ci consente di avere una qualità di immagine maggiore, ma che cosa succede se non disponiamo di tutta questa luce? Perché uno potrebbe dire: io non ho delle luci professionali da studio in casa mia o nel mio studio, perché magari ho appena cominciato, magari non ho questa strumentazione. Come faccio a ottenere lo stesso look con le luci che ho già? Beh, avvicinando le luci alla nostra scena intensificheremo di parecchio la loro potenza. Questo perché la luce ha una caduta molto rapida. Se posizioniamo una luce a una data distanza, la luce avrà una certa intensità. Se noi raddoppiamo questa distanza, l'intensità della luce non sarà la metà, sarà molto ma molto meno. Se volete andatevi a cercare la formuletta, non sto inventando niente, questa è semplicemente la legge dell'inverso del quadrato, che stabilisce che la luce decade molto rapidamente all'aumentare della distanza tra la fonte luminosa e il soggetto. Quindi, in parole povere, voglio una scena migliore, voglio meno rumore, mi avvicino alla fonte luminosa o avvicino la fonte luminosa al mio soggetto. Questa è la prima cosa importantissima per ottenere delle immagini di qualità migliore. Questo vi consentirà di lavorare con ISO più bassi, vi consentirà di avere meno rumore nelle vostre immagini. Inoltre, se esponete per le aree più chiare, avrete delle aree chiare perfette, e nelle aree scure sì, è possibile che ci sia un po' di rumore, ma nelle aree scure è anche più difficile da percepire ed è più corretta l'esposizione, perché se ho esposto le aree chiare l'occhio del mio osservatore cadrà comunque su quelle aree. Io immagino che voi stiate tutti guardandomi in faccia, bene o male, credo che nessuno mi stia guardando la maglietta, quindi tenete conto di questa cosa, e questo è il primo passo per ottenere delle immagini di impatto e migliorare in generale il vostro approccio.
Il secondo step per ottenere delle immagini migliori, ragazzi, attenzione, la post-produzione. Vi ricordo che qualsiasi modifica noi andiamo a fare, stiamo interferendo con quello che è stato catturato originariamente dal nostro sensore. Ora, se stiamo parlando di fotografia, è pur sempre vero che la maggior parte di voi, io mi auguro, starà scattando in RAW, in DNG o in NEF o quello che è, e quindi potrà intervenire sui suoi file d'uscita in maniera anche abbastanza incisiva, con una caduta qualitativa tutto sommato controllata. Questo succede se stiamo lavorando in ambito fotografico e se stiamo scattando in RAW o comunque se stiamo scattando in negativo digitale. Quindi in questo formato noi abbiamo la possibilità di intervenire e di apportare delle modifiche a quello che è stato scattato con una caduta qualitativa veramente minima. Possiamo per esempio agire sul bilanciamento del bianco e avere pressoché zero caduta qualitativa. Possiamo agire sull'esposizione, possiamo agire sulla nitidezza e su tutta una serie di parametri che ci permettono di modificare la nostra immagine rimanendo tutto sommato in un ambito di decenza, senza avere una caduta qualitativa troppo evidente. Se stessimo lavorando su un JPEG, questo già sarebbe più difficile, nel senso che le stesse modifiche io le posso fare, ma la mia immagine risponde peggio, vengono fuori pixel, vengono fuori artefatti, vengono fuori cose che mi fanno vedere che è stata fatta una modifica. Quindi è questo che dobbiamo cercare di evitare. Se stiamo girando video, la faccenda è un pochettino più complessa, perché è vero che si può fare la post-produzione anche sul video, ma è vero anche che, a meno che abbiate in mano una delle ultime camere uscite, uno degli ultimi ritrovati tecnologici, e quindi stiate girando in 8K RAW, quindi avete probabilmente in mano 8.000 euro di roba, ma se non è così, dovete curare molto di più la vostra scena. Ora, sto dicendo un'eresia, nel senso che se state girando con un'attrezzatura top, la vostra scena deve essere curatissima, perché se state facendo una produzione top non è che potete fregarvene dell'illuminazione, anzi, semmai il contrario. Diciamo però che se avete in mano una fotocamera che vi consente di girare in formato log o comunque in 4K RAW, diciamo che avete in mano una camera che vi consente di maltrattare un pochino il vostro filmato una volta che lo portate sul computer. Se invece avete in mano una normalissima fotocamera come quella che sto usando io, che simula un formato log però non ha il 4K RAW, l'8K RAW, tutti i formati che stanno uscendo adesso, è una camera che ha un file d'uscita video assolutamente normale. Ora, su questo file d'uscita noi non possiamo intervenire troppo pesantemente, perché nel momento in cui andiamo a fare della post-produzione invasiva su un file d'uscita di questo tipo, e vi faccio questo esempio perché questo vale per i file che escono dai cellulari e per i video che escono dalla maggior parte delle nostre fotocamere e videocamere, perché alla fine se stiamo usando l'attrezzatura top con gli ultimi ritrovati è un conto, ma io non ci credo che tutti quanti avete in mano una camera che gira in 4K RAW, non ci credo, se no non stareste guardando questo video, stareste guardando il video di qualcun altro. Quindi secondo me, siccome siamo tutti sulla stessa barca e stiamo utilizzando una camera con un file d'uscita assolutamente normale, magari in formato log, ma magari no, perché per esempio io in questo momento non sto filmando in formato log, l'ho fatto in certi casi, non lo sto facendo in questo momento, questo è il file d'uscita così come lo vedete dalla mia fotocamera. Perché? Perché regola numero uno, perché ho impostato le luci, ho fatto la scena con le luci, non in post-produzione. Sì, la post ci può stare, si può usare per fare alcune cosette, ma se io faccio la scena non lo tocco più, la mia qualità d'immagine sarà superiore. Quindi prima di tutto luci, seconda cosa post produzione. Se io ho fatto le luci correttamente non avrò bisogno di una post produzione invasiva, perché la scena è già come io la voglio, le luci sono già come io le voglio, è tutto esattamente come deve essere. Questo significa meno post produzione, significa meno artefatti. Nel momento in cui io vado a modificare la mia immagine, vedete come vengono fuori degli artefatti, delle cose che io non voglio vedere, e la scena diventa molto finta, cioè è assolutamente evidente che questa scena è stata manomessa in post-produzione, perché se io avessi anche sbagliato l'esposizione in camera, il risultato sarebbe più naturale di così. Questo è proprio il tipico effetto di una post-produzione troppo invasiva. Piuttosto che fare una post-produzione troppo invasiva che da un lato non vi fa fare bella figura perché mette semplicemente in evidenza come non abbiate saputo gestire il set, e dall'altra rovina completamente il file d'uscita, rovina l'immagine che avete creato, piuttosto che arrivare a un punto del genere, io vi consiglio di riguardare gli step 1 e 2, ovvero curate la vostra illuminazione e bassi con la post-produzione, piano, piano con la post-produzione, solo l'essenziale, ricordatevi, less is more. Un'altra cosa che mi sento di dirvi per quanto riguarda la qualità delle nostre immagini è
curate la composizione. Ragazzi, sembra una cavolata, però vi faccio notare che in questo momento voi state vedendo un frame che io occupo solamente per il 50%, forse anche meno. Gran parte del frame è occupato dallo sfondo. Ora, questa è una scelta ragionata perché io non voglio farvi vedere il mio faccione in primissimo piano. Tuttavia, vi faccio notare che cosa succede nel momento in cui io avvicino la mano alla camera. Allora, state vedendo la mia mano che adesso è in primo piano, fateci caso, notate la qualità con cui state vedendo la mia mano. Lo so che non è un granché, però seguitemi passo passo. Voi adesso state guardando una cosa vicina alla fotocamera, adesso state guardando una cosa più lontana. Il dettaglio, la quantità di dettaglio nel momento in cui io mi avvicino è superiore. Nel momento in cui io mi avvicino alla camera, la quantità di dettaglio che voi vedete sulla mia faccia è superiore rispetto a quando mi allontano. Questo perché? Perché, di nuovo, il nostro sensore ha una data dimensione, i fotodiodi disposti su di esso hanno una certa resa, è evidente che se io mi avvicino e riempio il frame per intero, quello che voi state guardando, cioè me in questo caso, il soggetto sono io qui in questo frame che stiamo guardando, se il soggetto sono io più mi avvicino e più dettaglio di me avremo in camera. Quindi, ovviamente io ho optato per una soluzione intermedia, anche perché a me non interessa che mi contiate i peli della barba. Però diciamo che in generale, se volete dare l'impressione di avere una qualità foto e video superiore, potete avvicinarvi al soggetto. Ovviamente questo dipende anche dalla lente che state usando, dipende da una serie di fattori e non bisogna trascurare i punti 1 e 2, perché se mi avvicino e perdo luce, perché magari mi faccio ombra da solo con la fotocamera avvicinandomi, per esempio, questo non è buono. Non devo farmi ombra, non si deve vedere l'ombra della fotocamera su di me, capito? Inoltre bisogna sempre curare la composizione, nel senso che io ho optato per una scelta ponderata, io voglio che si veda una certa porzione di sfondo perché ho scelto questo backdrop che è della Kate Backdrops, con cui mi trovo benissimo, uno sfondo secondo me fantastico, l'ho scelto apposta, quindi ve ne faccio vedere una porzione. Sono tuttavia consapevole che se io mi avvicinassi alla camera la qualità risulterebbe maggiore, perché la quantità di dettaglio del soggetto, ovvero in questo caso io, sarebbe di più all'interno del frame. Quindi tenete conto di questa cosa. Questo vale per gli YouTube, vale per le fotografie, ovviamente con le dovute eccezioni. Se state fotografando il Grand Canyon non è che potete avvicinarvi per fare il Grand Canyon più grande, è quello. Ovviamente, dati i megapixel o la risoluzione della vostra videocamera, della vostra fonte di acquisizione, avrete una certa dimensione. È evidente che più riempiamo il frame con quello che ci interessa e più qualità riusciremo ad avere su quello che ci interessa. Questo lo vedete quando zoomate una foto. Se stiamo zoomando una foto che è piccola, state zoomando una foto di Instagram e vedete che appena la zoomiamo perde di qualità. Prendete una foto scattata anche dal telefono invece e la zoomate, vedete che perde meno qualità quando la zoomiamo perché è più grande. È la stessa cosa, diciamo che ha più risoluzione, quindi più grande è il soggetto, meglio lo vedremo. E siamo al quarto step. Abbiamo visto che bisogna sempre curare l'illuminazione, abbiamo visto che bisogna andarci molto cauti con la post-produzione, abbiamo capito a che distanza posizionarci a seconda del tipo di qualità che vogliamo avere, del tipo di risoluzione che vogliamo. Ora è il momento di pensare anche allo sfondo, però. Lo sfondo è una questione molto importante. A seconda della distanza a cui ci posizioniamo dallo sfondo, avremo uno sfocato più o meno intenso. Per esempio, io non ho tantissimo spazio qui, quindi sono abbastanza vicino al mio sfondo. Per questo motivo vedete che il mio sfondo è abbastanza a fuoco. Oltretutto non sto usando un super tele né sto usando un'ottica con un'apertura particolarmente pronunciata. In questo momento sto girando a f4.5, quindi diciamo che è tutto abbastanza a fuoco, anche perché vista la distanza tra la camera e me e il soggetto è tutto abbastanza a fuoco. Quindi ricordiamoci sempre che se usiamo un'ottica con una grande apertura f1.4, f1.2, ma anche f2.8, riusciamo probabilmente ad avere uno sfocato più accentuato. Quindi questo ci può aiutare in certi contesti dove lo sfondo non è come il mio, ma è un pochettino più confuso. In generale, ricordatevi che se volete avere un'immagine con una qualità superiore, è bene staccare un pochino il soggetto dallo sfondo. In questo caso io non sto usando lo sfocato per staccarmi dallo sfondo, sto usando la luce e sto usando un backdrop.
Quindi la luce è su di me, la luce è più vicina a me, quindi la luce arriva su di me e mi illumina di più di quanto non illumini lo sfondo, quindi io sembro più chiaro dello sfondo. Ovviamente è una scelta ragionata e voluta, io mi sono illuminato in maniera tale da venire fuori, da non essere appiattito sullo sfondo. Se io mi fossi messo contro un muro grigio, probabilmente l'immagine sarebbe meno accattivante. Muro grigio senza luci, senza niente, io sarei esattamente della stessa luminosità e dello stesso colore del muro e quindi non sarebbe chissà cosa come immagine. Diciamo che credo che così sia molto meglio, non so, lasciatemi un commento, ditemi se secondo voi ho ragione o no. Tenete anche conto che uno sfondo confuso vi porta fuori, cioè uno sfondo confuso non vi consente di concentrarvi bene sul soggetto. In questo caso il soggetto sono io, è prevalentemente il mio faccione perché è la cosa più illuminata ed è la cosa su cui dovrebbe concentrarsi la vostra attenzione. Io proverei a andare a vedere un ottico, se state guardando da un'altra parte rispetto alla mia faccia probabilmente avete un occhio pigro o cose del genere. Comunque diciamo che normalmente si tende a concentrarsi sull'area più luminosa e l'area di maggiore interesse, quindi in questo caso è proprio il mio faccione. In questo caso lo sfondo vi agevola perché lo sfondo è di un colore diverso rispetto a me e quindi io vengo fuori abbastanza bene anche per via dei colori delle luci che sto utilizzando, che accentuano ulteriormente questo effetto. Se non ci fosse il backdrop, se non ci fossero le luci, ovviamente sarebbe tutto più difficoltoso, sarebbe più difficile per l'osservatore concentrarsi su quello su cui si deve concentrare. Magari vi cascherebbe l'occhio sulla fotografia del mio gatto che c'è sul tavolo oppure sul salvaschermo del mio computer. Quindi a seconda di quello che abbiamo dietro, anche questo contribuisce alla qualità dell'immagine perché porta il nostro occhio a concentrarsi su quello che deve veramente vedere. Ovviamente se abbiamo un'immagine piena di fonti di distrazione la qualità sarà inferiore. Questo non è per una questione scientifica ma è per una questione biologica. Se noi abbiamo tanti elementi di disturbo, se io avessi attaccato delle figurine allo sfondo vi cascherebbe l'occhio sul guardare le figurine, non sareste così attenti a guardare me e vi distrarreste di più. Quindi l'inquadratura fa la sua parte, lo sfondo fa la sua parte, la sfocatura fa la sua parte, perché se non avete un backdrop, se non avete una soluzione adeguata, potete utilizzare una lente con una grande apertura o un super tele tenendolo con lo zoom tutto avanti per cercare di avere lo sfondo più sfocato possibile. Questo è un altro modo con cui si indica all'osservatore dove deve guardare. Se metto a fuoco il soggetto, l'osservatore non guarderà lo sfondo fuori fuoco, guarderà la porzione che abbiamo messo a fuoco, sempre che l'immagine sia composta bene e tutto quanto. Quindi questa è un'ulteriore cosa a cui prestare grande attenzione. Sono i miei vicini di casa che hanno le tubature che si sentono molto. Sostanzialmente ogni volta che uno di loro apre il rubinetto per lavarsi le mani o per far bollire l'acqua della pasta, ecco, avete sentito, adesso non c'è più. Siamo arrivati all'ultimo punto. Questo è un aspetto su cui molti cascano, è un aspetto volendo un pochino più professionale, nel senso che in realtà questa distinzione è un po' decaduta, nel senso che negli ultimi anni ci siamo tutti resi conto, sia io ma anche voi, ci siamo tutti resi conto di come ci siano dei professionisti, per carità, bravissimi, preparati, tutto quello che vuoi, però professionisti che hanno imparato a fare quel pezzettino lì della loro professione, quindi su quello ferratissimi, non sbagliano mai. Appena li metti a fare un'altra cosa, non sono abituati, non se lo ricordano, hanno imparato solo quel pezzo. Quindi professionista ormai non vuol più dire uno che sa fare tutto, vuol dire uno che è bravo nel suo lavoro e fa quella roba lì. Ovviamente non tutti, con le dovute eccezioni, c'è anche chi sa fare tutto, però ho notato che di recente molti professionisti imparano a fare il loro pezzettino e nulla più. Per contro, ho notato che ci sono degli amatori che, siccome lo fanno per diletto e non per professione, si studiano l'intero spettro di quella che è la professione fotografica e quindi sanno tutto, conoscono ogni aspetto, sanno fare qualsiasi cosa. Poi magari non sono precisi come un professionista perché non sono abituati a dover consegnare un lavoro, però sono preparati. Quindi non è più neanche così vero. Tuttavia, rimaniamo nella definizione. Secondo me questo è un aspetto che è un pochino più professionale, nel senso che un amatore magari non arriva a doversi confrontare con questo aspetto, mentre un professionista lo deve sapere.
Si dà il caso che la lente che sto usando, così come le lenti che state usando voi, questo vale per le ottiche un pochino più evolute ovviamente, se state usando un cellulare, questo è difficile che valga anche per il cellulare, vedremo subito perché. Nelle ottiche un pochino più evolute, quindi stiamo parlando semplicemente di ottiche che vi diano la possibilità di regolare l'apertura, perché di apertura stiamo parlando, nelle ottiche un pochino più evolute noi abbiamo un'apertura totale, quindi che può andare da f1.4 a f22, normalmente un'apertura ha un range di questo tipo. Ora, se noi scattiamo o giriamo a f1.4 avremo tutta una serie di problemi, perché avremo una profondità di campo molto sottile, sarà più difficile mettere a fuoco e avremo molta luce, quindi se stiamo girando in esterna dovremo mettere dei filtri ND per compensare perché ci sarà troppa luce. Al contrario, se gireremo in interni avremo il problema opposto, ovvero avremo meno luce, quindi se stiamo girando a f22 avremo il problema che l'immagine sarà troppo buia, quasi completamente nera. Questo che cosa ci dice? Ovviamente gli estremi non vanno mai benissimo, in fotografia come nella vita diciamo che la verità sta nel mezzo, e questo è tanto vero per le nostre ottiche quanto lo è nella vita. In particolare, parlando di ottiche e di qualità dell'immagine, ricordatevi sempre che la vostra lente fotografica o video ha uno sweet spot, ovvero un punto magico più o meno a metà del suo range di apertura. Quindi se è una lente da f1.4 e chiude a f22, più o meno l'area in cui questa lente avrà la massima nitidezza dovrebbe essere tra f8 e f11. È più o meno sempre lì lo sweet spot. Bisogna vedere a seconda della vostra lente, fare un paio di test e cercare di capire dov'è che performa meglio, anche a seconda dell'inquadratura che state facendo, perché a seconda dell'apertura magari una lente è più nitida in centro, magari un'altra lente è più nitida ai bordi. Cambiando l'apertura si può notare una differenza anche notevole di nitidezza tra il centro e i bordi, quindi la differenza fondamentale è questa. Bisogna capire un attimino la vostra lente come performa. In generale tutte le lenti sono più nitide al centro, tutte, soprattutto i grandangoli. Più andiamo verso il grandangolo, più i bordi rischiano di non essere nitidi quanto il centro. Questo che cosa ci dice? In realtà, senza volerlo, vi ho dato due informazioni in quest'ultimo punto. La prima è che se mettete il vostro soggetto al centro del frame, come sono io adesso, avrete un'immagine più nitida in generale. Se io mi metto qua, al di là del fatto che per come ho fatto l'illuminazione, se io mi metto qua sono sottoesposto, quindi punto numero uno, curate l'illuminazione. Se io mi metto qua sono sottoesposto, ma se io mi metto qua probabilmente sono meno nitido rispetto che se mi metto qua, perché le lenti, in particolare questa lente, perché questa non è una lente top, non è nemmeno una serie L, quindi è una lente con l'STM, quindi con l'autofocus automatico, e le lenti, almeno nella mia esperienza, le lenti fotografiche top hanno una certa resa, le lenti video, a meno di non andare su lenti da cinema, non sono proprio la stessa cosa, hanno l'autofocus, hanno tutta una serie di features carine, però la qualità poi non è proprio la stessa, quindi cosa da tenere conto. Se io mi metto in centro, probabilmente la qualità di quello che sto vedendo nel mezzo, ovvero su di me, sarà migliore. Quindi io non vado a fare, almeno qui sto parlando di video, io quando sto facendo un video di questo tipo con un backdrop non vado a usare la regola dei terzi, a mettermi qua, mi metto in mezzo, tanto perché è più facile fare l'illuminazione, è più facile fare l'inquadratura, e poi perché avrò una qualità migliore, una grana proprio migliore dell'immagine su di me, ovvero sul soggetto che sto riprendendo. In secondo luogo cerco di utilizzare un'apertura tale da avere innanzitutto la profondità di campo che voglio, perché se io stessi girando con 50 mm f1.4, al di là del fatto che la versione che ho io non ha l'STM, ma se stessi girando con una lente con una grandissima apertura e con l'autofocus farebbe molta fatica a seguirmi, basterebbe un micro movimento così e finirei fuori fuoco. E avere un video in cui il soggetto va continuamente fuori fuoco può essere carino se stiamo facendo un videoclip, può essere un effetto, anche se alla lunga a me disturba, ve lo dico. E quindi non fatemi vedere videoclip con degli sfocati, perché... Però in generale questo mette in grande difficoltà la nostra fotocamera, non importa che cosa stiamo utilizzando, la mette in difficoltà perché non riesce a seguirci, il tracking fa fatica, anche lì, a meno che non stiate usando la Canon EOS R3, state usando una camera da 8.000 euro, tutto quello che sto dicendo scordatevelo pure, lì potete fare quello che volete, tanto fa tutto la camera al posto vostro, però do per scontato che abbiate una camera normale.
Quindi, se non avete investito 8.000 euro, oddio, se avete investito 8.000 euro, state attenti lo stesso a quello che vi dico, perché l'attrezzatura buona usata bene rende meglio. L'attrezzatura buona usata male, sì, rende lo stesso perché è figa, però state facendo lavorare la camera e non state lavorando voi. Sarebbe meglio lavorare su noi stessi prima che di spendere 8.000 euro per comprarci una camera, perché quei consigli che vi ho dato, la camera da 8.000 euro non vi serve. È sufficiente usare quello che avete in maniera intelligente. Il mio setup, quello che state vedendo qui, è un setup da 700 euro, una roba del genere, cioè tutto, luci, fotocamera, lente, microfono, tutto è un setup da 700 e backdrop compreso, è tutto da 700 euro totali, quindi non ho speso 8.000 euro di solo corpo macchina, no. Ora, vi ho detto prima che io sto girando a f4.5, quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che io sto infrangendo una delle regole che vi ho appena detto, ma in realtà non sono regole, sono consigli. Io non sto utilizzando lo sweet spot della mia lente. Lo sweet spot di questa lente è a f7.1. Perché non lo sto utilizzando? Regola numero 1, ovvero illuminazione e ISO bassi. Ho fatto un compromesso perché fotografia e video sono un compromesso, ovvero mi sono detto, data la luce che ho, voglio lavorare con gli ISO più bassi possibile, quindi io in questo momento sto girando a ISO 160. Quindi, visto che voglio mantenere gli ISO bassi, visto che sto girando a un cinquantesimo di secondo, perché sto girando a 24 frame al secondo, quindi devo stare almeno a un cinquantesimo di secondo, sennò l'immagine verrebbe mossa. Quindi questi parametri sono corretti per il video. Il video è più tecnico della fotografia, ci sono più cose da tenere sott'occhio. Se voglio mantenere questi parametri, ovviamente il compromesso dove lo faccio? Lo faccio sull'apertura. Apro un pochettino di più il diaframma per avere l'esposizione corretta, altrimenti avrei dovuto avvicinare ulteriormente le luci, però lo spazio è un po' quello che è, quindi se avvicino ulteriormente le luci poi mi entrano in camera, cioè la luce è qui, vedete, queste luci qui sono appena fuori dall'inquadratura, quindi io non voglio che mi entrino in inquadratura perché devono illuminarmi ma senza essere riprese, se no di nuovo inquadratura, composizione, le luci in ripresa distraggono. Voi dovete guardare qua, non dovete guardare le luci, quindi le ho lasciate fuori. Fatto il set in questa maniera, mi sono detto come faccio ad avere l'esposizione corretta? Certo, alzo la potenza delle luci, le avvicino più che posso. Lo sentite anche voi? Questo è quello del piano di sopra che si lava i denti. Io le odio le tubature in questo palazzo, ve lo giuro, le odio. Interruzioni a parte, ricominciamo da capo. Abbiamo impostato la nostra scena, abbiamo fatto la scena, abbiamo messo il nostro backdrop, abbiamo messo l'illuminazione, abbiamo composto al centro, stiamo esponendo per gli highlights, quindi stiamo trascurando le ombre e facendo l'esposizione sulla parte più chiara dell'immagine, abbiamo curato l'illuminazione, ci siamo premurati di avere gli ISO più bassi possibile per avere una qualità d'immagine maggiore, sto a una distanza consona dalla camera in maniera tale che, cioè non sto a 20 metri, non faccio in modo di essere piccolo così nell'inquadratura perché così diventa un campo lungo, una roba cinematografica, ma non mi si vede più, quindi il mio soggetto deve essere a una distanza consona, lo sfondo deve essere privo di disturbi. A questo punto abbiamo detto che l'apertura è importante anche per determinare la qualità dell'immagine, ovvero se io utilizzo lo sweet spot della mia lente avrò una qualità d'immagine migliore, se io mi metto al centro del mio frame avrò una qualità d'immagine migliore. Io non sto usando lo sweet spot, sto usando un'apertura di f4.5 che è un pochettino più aperta rispetto allo sweet spot, questo perché mi consente di avere l'esposizione corretta. Se io chiudessi a f7.1 avrei un'immagine più scura e dovrei quindi avvicinare le luci a me, e questa è una cosa che non voglio perché mi porterebbe a dover cambiare l'inquadratura che ho fatto, quindi faccio questo micro compromesso e diciamo che tutte queste cose messe insieme vi danno sicuramente una qualità d'immagine maggiore. Se ne saltate una, posto che non siano le prime due, probabilmente ve la cavate anche, perché se cannate l'illuminazione e se cannate la post-produzione avete rovinato tutto, questo ve lo garantisco. Se non usate lo sweet spot, non succede niente, anche perché potrebbe essere una scelta. Uno dice io voglio girare a f1.2 perché c'è una motivazione artistica, perché voglio lo sfocato, va bene. Questi sono consigli, non sono regole, sono cose che potete fare per migliorare la vostra immagine e potete provare per vedere se ne avete un beneficio, ma non sono obbligatorie.
Diciamo che le prime due sono dettate un po' dal buon senso e un po' forse sono anche delle regole, nel senso che le prime due, se le cannate, l'immagine è compromessa, quindi poi potete aver fatto tutte le migliorie che volete, ma se avete cannato l'esposizione e se usate una post-produzione sbagliata o troppo invasiva, lì non vi salva nessuno, purtroppo. Anche per quanto riguarda la distanza, cioè la distanza è una cosa opinabile, io vi posso dire che più grandi siete all'interno del frame e maggiore sarà la quantità di dettaglio che l'utente vedrà di quello che è il soggetto. Però se voi volete fare una foto, un video in cui c'è un campo lunghissimo dove voi siete piccoli così, è evidente che anche zoomando non vi si vedrà il bianco degli occhi, siete piccoli così e magari siete pure messi di lato, ci sta, è una bella foto, è una composizione con la regola dei terzi, però poi non vi aspettate che vi si contino i peli della barba in quella foto, ovviamente. Quindi se state facendo un video come questo, un video diciamo da sottopancia con un formato quasi da telegiornale, diciamo che non è la scelta migliore. Se volete fare un formato di questo tipo dovete stare un pochino vicini. Io vi posso dire che la mia camera in questo momento è circa a un metro da me. Parimenti vi posso dire che il mio backdrop è circa 30 cm dietro di me, quindi un metro e mezzo, anzi facciamo due, dai, due metri, avete bisogno di una stanza di due metri per fare una composizione di questo tipo col backdrop e tutto quanto. Il punto qual è? Il punto è che tutti questi consigli messi insieme vi consentono di arrivare a una qualità d'immagine migliore. Se ne saltate qualcuno per motivi che sapete voi, perché come vedete io l'ultimo punto non lo sto seguendo e c'è un motivo, ve l'ho spiegato. Se voi mi dite non seguiamo il primo punto, per esempio, perché non vogliamo una luce posata ma vogliamo una luce naturale, dico benissimo, abbiamo fatto la nostra scelta, vogliamo una luce naturale, cerchiamo almeno di fare in modo di non esagerare nella post-produzione. Vogliamo una luce naturale, ma cerchiamo di stare attenti, cerchiamo di utilizzare lo sweet spot, sì, ma in maniera tale da avere un'esposizione che ci consenta di non usare troppa post-produzione. Stiamo usando luce naturale, quindi già probabilmente è una ripresa un po' confusa, tutt'al più cerchiamo magari di sfocare lo sfondo, quindi abbandoniamo la regola dello sweet spot e cerchiamo di sfocare lo sfondo, facciamo una composizione priva di distrazioni, in maniera tale che, ok, luce naturale, però almeno stiamo sul soggetto, escludiamo fonti di distrazione. Poi, questo che io vi sto dicendo sono regole generali per cercare di avere una immagine di più istituzionale possibile. Diciamo che queste sono regole che io vi riporto perché funzionano nella maggior parte dei casi. Perché? Perché nella maggior parte dei casi voi vorrete ottenere un risultato come questo. Vorrete ottenere un risultato pulito, in cui la luce è curata, in cui la luce è studiata, piuttosto che un risultato che si potrebbe ottenere nella tromba dell'ascensore. La tromba dell'ascensore, la luce è pessima, fa schifo, non è fatta per quello. Quindi io vi dico queste cose perché la maggior parte delle volte, secondo me, vorrete ottenere un risultato simile a quello di cui sto parlando io. Ovviamente se non è quello il risultato che volete, se volete una luce volutamente brutta perché volete fare, magari è reportage, quindi nel reportage non potete mettervi a fare le luci posate, cioè sarebbe inficiante nei confronti del reportage stesso se ci fosse una troupe con delle giraffe e con delle luci. Il reportage dovete stare un attimino più fedeli a quella che è la scena per davvero. È ovvio che se c'è stato un delitto io non è che vado lì e illumino il cadavere per fare la foto più bella, cioè faccio una foto scientifica, quindi dipende anche da cosa stiamo facendo. Nel momento in cui io vi dico tutte queste regole, do un po' per scontato che vogliate raggiungere una sorta di perfezione a livello di illuminazione e di fotografia, proprio nel senso di direzione della fotografia. Quindi do per scontato che la direzione in cui vogliamo andare sia di curare ogni aspetto. Queste cose che vi dico, se voi ne tenete a mente e le sapete, potete poi trasportarle in qualunque altro contesto. Quindi state facendo un reportage, ok, non stiamo a fare il discorso delle luci, dell'illuminazione, del set, eccetera, però se state facendo un reportage potete comunque sfruttare queste regole per avere una composizione più pulita, per usare lo sweet spot, per tenere gli ISO bassi, per tenere a mente che state scattando in modo da dover fare meno post dopo. Tutte queste cose le potete usare comunque, ovviamente rapportate al tipo di fotografia, al genere di fotografia che state facendo o di video che state facendo, e rapportate al tipo di risultato che volete ottenere. Bene amici, con questo è tutto, spero che questi consigli vi siano stati utili. Io vi ricordo di cliccare like a questo video e iscriviti a questo canale in maniera tale da non perdervi i prossimi aggiornamenti. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video.